E ciao a tutti belli agenti di Neverwinter, sono Cazzi un Superstar, benvenuti in questo nuovo video. Volevo farvi vedere una cosa sulle opzioni principali, ragazzi. C'è anche qui su console come su PC, dove ho provato poco fa a guardare sul mio account su PC, volevo fare un video per farvi vedere le nuove cose, che c'erano qualcosa nella mod 19. È stato un disastro totale, bisogna che mi ci metto giù con calma quando ho un attimo un po' di tempo, perché veramente sono completamente impedito. Abbiate pazienza, la mia nabbagine nel video addirittura da PC. Uno che fa pi è più semplice fare video su PlayStation, cioè la dice tutta, ragazzi, sull'esperienza che ha fare video, montare video. Quindi, vabbè, pazienzate ancora un po' e vediamo adesso se riesco a fare qualcosa. Cioè, ho fatto un video, cioè, quasi oltre 40 minuti di video, per poi andarlo a rivedere. Si sentiva l'audio, io che parlavo, e proprio allo sborone, ragazzi, veramente, cioè proprio così, così, cosà, e non si vedeva niente, si sentiva solamente l'audio. Vabbè, comunque, in questo video voglio farvi vedere una cosa sul principale. Noi andiamo, io ho già ritirato logicamente. Su ritiro oggetti, su richiedi ci sono diverse cose. Queste sono ripetibili, sono solamente, questa è una mascotte e qui sono dei cosi moda. Ma prima di questo ci sarà un altro pacchettino da ritirare, dove vi darà un incantamento a livello 15 a scelta, sia tra le pietre runiche che le pietre normali. Quindi potrete scegliere, che ne so, una radiosa al 15 o una legame al 15, ragazzi, oppure una potenziata al 15. Per esempio, ho preso una potenziata per il compagno al 15. Ok, però per chi sta facendo le legame, ragazzi, questa è un'occasione per prendere una legame al 15. Ok, ragazzi, ho una radiosa, insomma qualsiasi pietra, sia runica che di incantamento, al 15, ragazzi, a scelta, ok? E c'è qualche altra cavolata anche. No, basta. C'è qualcosa, sia nei richiedi due ve ne dà diverse, insomma. Una volta ritirata la prima cassa, che sarà quella dell'incantamento al 15, a scelta, tra tutte, ripeto, tra sia quelle tipo radiose, no? Quindi incantamento normale, che quelle runiche, ragazzi, quindi scegliete bene la vostra pietra. E tornando di nuovo in richiedi, vi darà queste bellissime cose proprio che fanno schifo. Vabbè, queste sono moda, non sono proprio bruttissime, magari si sistema un po' i colori, ma e questo è il beholder, come, ecco, è questo qua. Dove sei? Vieni qua. Ecco, è bellissimo, eh. Beh, sicuramente meglio del pulcino. Però è un'occasione appunto per ritirare la vostra pietra. Io ho preso questa. Dov'è? Eccoci qua, la pietra unica potenziata a livello 15 mi sono preso. Visto che le legame comunque già due set, insomma, avere tre adesso mi sembra. Rendicito tra questa una radiosa al 15, però visto che le radiose ancora hanno un prezzo decente, ho preferito onestamente aumentare il potere sul compagno. Una bella pietra unica potenziata al 15 non è che mi faceva schifo. Rendicito tra quella difensiva che mi serve la difesa, ma non ne ho una, ma che va se uso un personaggio me la passo. Ma una potenziata in più non mi ha fatto assolutamente schifo da prendere. Sto per prendere una radiosa, poi visto che ho provato a scorrere, visto che c'erano praticamente tutti i vari incantamenti al 15, da quelli da incantamenti a runiche. Quindi ragazzi, fate la vostra scelta, ok? Vedete quello che vi serve. Ho voluto fare questo video intanto per ragionarvi sul mio disastroso approccio al PC, e poi, cosa molto più utile, almeno, cioè, volevo farmi perdonare, parlandovi anche appunto di questa occasione per prendere un altro incantamento al 15, ragazzi. Non so quanto dura, quindi mi raccomando, andate subito sulla voce principale. Ritira oggetti di valore, richiedi, ritirate prima la cassa che c'è, normalmente c'è un'altra cassa. Tornandoci di nuovo troverete queste due che potete prendere all'infinito. Quindi, cioè, con qualsiasi personaggio, queste potete prendere più volte. Io adesso l'ho già presa, ma posso anche riprenderla, per esempio. Cioè, come vedete, beh, è andata una, beh. Ecco, e vediamo un po'. Quante ne ho, eh? Volendo posso passare le varie, tanto sono condivisibili l'account, posso passare, ma cambiando PG sicuramente c'è di nuovo la scelta di prendere. E in più mi ha dato anche un pacchetto di gettoni, non ho neanche letto quant'era, ragazzi, a me mi ha dato 100, non so se è proprio fisso 100 oppure ho avuto una gran botta di fortuna. Mi ha dato 100 gettoni, bene, adesso li teniamo lì, vedendo un attimino quali mi serviranno. Ok, ragazzi, il video finisce qui.
Io vi saluto, cercherò di migliorare anche sul PC per vedere un attimino un po' di cose, per aggiornare, vedere un po' di robe novità, eccetera, eccetera, con calma, perché veramente è stato un approccio molto triste, devo dire, sono molto amareggiato da questa cosa, mi sento molto triste da questa mia nabbata, ma chi se ne frega, vabbè, dai, con calma andrò a rivedere un pochino anche lì. Ragazzi, io vi auguro tutti buon game, mi raccomando, ritirate il vostro incantamento al 15, scegliete quello giusto, non mi chiappate. Fate le ciofeccas, ragazzi, non mi prendete le stupidaggini. Puntiamo o la radiosa, puntiamo o la legame al 15 o una potenziata al 15, o se vi serve quella in difesa, mi manca solo quella, fatevi quella in difesa al 15, così per cappare la difesa e dover mettere meno magari brutali sul vostro personaggio, ok? Insomma, scegliete bene, oppure tenetevi il pacchetto lì, dite ma vediamo un attimino, tenetevelo, basta che lo ritirate, una volta ritirato potete tenerli anche un anno, insomma, ma ritiratelo, mi raccomando. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, buon proseguimento a tutti e mi raccomando, fate i bravi, ciao.